Ciao a tutti ragazzi, bella lì e ben ritrovati sul mio canale per un altro video di Stellar Blade. Ho già fatto alcuni video in merito dove esprimo appunto i miei pareri un po' a caldo, poi ho fatto un attimino un video un po' più accurato per i principianti dove spiego un po' le meccaniche e le peculiarità del titolo. Oggi vedremo la sfida boss, ragazzi, e vi farò vedere delle chicche non indifferenti. E sono molto contento di aver fatto la sfida boss e adesso capirete il perché. Prima di cominciare, mi raccomando un bel like per supportare il canale e se volete iscrivetevi per seguire tutti i miei contenuti. Allora, come già ho evidenziato nei miei video precedenti, Stellar Blade non mi sembra affatto un brutto titolo, ok? Però questo fatto che va a mischiare tanti generi di gioco, un po' di generi di gioco, a me personalmente non mi fa impazzire. Come ho già detto, l'avrei preferito un action in stile Bayonetta o Devil May Cry, magari strutturato a missioni. E non con tutte le meccaniche prese magari da altri giochi, e la schivata perfetta, e il flash, quello sul colpo blu dei nemici, e la parata perfetta, e questo, e l'altro. Cioè, va bene, ripeto, mi dai varietà a un gioco, quindi me lo rendi molto vario, però diciamo che questo tipo di gioco l'avrei preferito un po' più classico, ecco, diciamo così. Allora, la sfida boss, ragazzi, comprende un boss che appunto non appare nella demo, ok? Ah, voglio già dire una cosa, questo boss un po' mi ha ricordato il mostro verde della paludi di Lies of P. Tra l'altro a me Lies of P non mi è piaciuto per niente. Pieno di nemici, boss e mob con colpi completamente illeggibili. Chi ha visto i video che avevo fatto in merito sa benissimo cosa penso. Ed è anche un po' il problema di Stellar Blade, che però, avendo la scelta delle difficoltà, sarà ovviamente più fruibile rispetto ad un Lies of P per più persone. Allora, andiamo qui. Allora, questa qua è fighissima, sto costume. Qua ne potete vedere alcuni. Non ho ben capito se i costumi cambiano le statistiche di Eve, sinceramente. Dovrei vedere. Cioè, questi in teoria no. Ecco, ragazzi. Qui, come potete vedere, abbiamo le esospine. E questi. L'equipaggiamento, che appunto vi danno dei vari bonus di diverso tipo che adesso vi andrò a far vedere. Tra l'altro, questo non l'avevo visto nemmeno io. Aumenta del 27% la potenza d'attacco degli attacchi combinati di livello 2 o superiore. Non ho capito cosa intenda, se intenda le combo o gli attacchi quelli con la barra beta. Aumenta del 30% il tasso critico degli attacchi combinati di livello 4 o superiore. Rigenera più rapidamente lo scudo quando usi la difesa. Semplifica l'utilizzo della schivata perfetta. Ecco. Da quel punto di vista mi reputo molto soddisfatto, nel senso che il gioco offrirà letteralmente delle build allucinanti, ragazzi, il gioco completo, veramente delle build secondo me devastanti. Comunque, tornando a noi, vi faccio vedere una cosa. Guardate la velocità di Eve. Avete visto? Vi faccio vedere un'altra combo e adesso vi spiego il perché sto facendo questa cosa. Ok. Qui potete cambiare, ad esempio posso togliere riduzione dei danni da mischia più 10%. Guardate, velocità d'attacco più 12,5. Questo ci permette di essere più veloci e offre un grande vantaggio. Ci permette, essendo più veloce Iva a colpire, di poter parare prima. Quindi, con la velocità che ha Iva adesso, ad esempio con questo boss specifico, se siete in combo, poi è difficile che riusciate a fermare l'animazione e parare il suo colpo. Quindi, pararlo perfettamente. Con questo siete più veloci, quindi l'animazione dei colpi si ferma prima e potete effettuare una parata perfetta, diciamo, più facilmente, ok? Poi c'è danni bonus per attacchi combinati 90, riduzione danni più 6,5, potenza d'attacco quando i PS sono scarsi più 9%. E c'è veramente tanta roba, ragazzi. C'è veramente tanta roba. Ricarica di energia beta bonus 6%, ricarica più energia beta. Le descrizioni non ve le leggo, vabbè. Bottino d'oro bonus 40%, velocità d'attacco più 10, tasso critico più 4,5, danni critici più 9. Insomma,
c'è veramente tantissima roba. Attenzione, non fatevi ingannare, cioè, queste ci saranno nel gioco finito. Non vuol dire che il gioco sarà facile. Se mettono delle robe così vantaggiose, vuol dire che avanti ci saranno dei boss super veloci e bastardissimi, altrimenti non vi darebbero questi vantaggi. Guardate la differenza della velocità d'attacco da prima ad adesso. Guardate. Cioè, avete visto? Ora vediamo il boss. L'ho già portato sul canale, non sono stato lì a fare uno damage, l'ho fatto senza pozioni. Adesso lo vedremo un po'. Il primo attacco che fa, lancia le pietre, si possono parare, o eventualmente semplicemente correre via per evitarle. Ripeto, questo boss mi ha ricordato un po' il mostro verde della palude. Vedete? Poi potete anche alternare schivate a parate, come vi dicevo, non siete obbligati a... Guardate! Cioè, questo qua è palesemente un colpo del mostro verde della palude, ve lo ricordate? In Lies of P, è quello. Quello si schiva all'ultimo, ho sbagliato io, perdonatemi. Qua ci curiamo, sti cazzi. Se non prendete il primo, poi parare gli altri è un problema. Non è un brutto boss, ma c'è sta vena di leggibilità abbastanza elevata, secondo me. E l'illeggibilità è data non tanto dal suo moveset, quanto le parate perfette che facciamo. Se voi ci fate caso, le parate perfette, e l'hanno messo, perdonatemi che metto in pausa, ovviamente per farvi capire che avete fatto una parata perfetta, il lampo di luce non vi fa vedere più un cazzo quel lampo di luce lì. Cioè, vedete tutti questi effetti, queste esplosioni, incasinano il gameplay a livello visivo. E ripeto, lì non è una non capacità di mie, una mia incapacità di lettura. Ci sono alcune cosette, secondo me, da sistemare che rendono più godibile il gioco e meno confusionario. E ripeto, questa è la demo, figuriamoci il gioco finito che macello magari c'è in alcuni punti, no? Boom. Dopo magari lo rifacciamo un po' meglio, eh. È un bel boss da fare perché è bello, eh. Però questa è anche una mossa, mi sembra la sentinella rottamata quella mossa lì un po'. Il discorso è che boh, mi sembra un po' un al momento un mischione di troppa roba questo Stellar Blade. E non è sempre un pregio sta cosa di voler prendere spunto da più giochi, no? Ormai è sempre più raro vedere un gioco con la sua anima, con le sue peculiarità uniche, no? Poi capisco che ormai nel mondo dei videogiochi sia saturo e ci sono tantissimi generi, tantissimi giochi. Quello lo capisco pienamente. Ok, non capisco perché non mi dà la possibilità di schivare. Perdonatemi, perché non mi dà la possibilità di usare lo scatto aereo dopo una combo. Non so se sarà sbloccabile nel gioco finito, spero di sì, mi spiego meglio che cos'è. È questo. Vedete? Questo è molto importante perché se io salto e colpisco un avversario, poi almeno ho la possibilità di schivare anche in aria. Però si può fare solo così per avvicinarsi al nemico, per ora non si può fare, vedete, durante una combo. Così come il parry, l'ho detto nell'altro mio video, lo metterei anche in aria. Che bella la cosa così di... No, mi fa vedere il culo però. Vabbè. Comunque, a parte gli scherzi, vediamo di giocarla un po' meglio. Vi dicevo, questa roba qua è veramente utile. Cioè, questa roba che è più veloce, no? Guardate com'è veloce. E ci permette di parlare prima. Ora mi sono distratto, ho giocato la fight un po' di merda. Perché parlare, spiegare, insomma, soprattutto in questi generi di giochi frenetici, non è facile. Ah, è figo anche questo, ve lo faccio vedere. Vedete? Diventa rosso ed è più potente ed è questa abilità. Non ve l'ho detto prima perché c'è tanto da dire. Qui avete la possibilità di provare molte più abilità rispetto alla demo con questo boss, vedete? Ad esempio c'è questo che vi ho fatto vedere. Rafforza l'ultimo colpo di alcuni attacchi combinati, quindi delle varie combo. Infliggi maggiori danni, stordisce il nemico e ricarica l'energia esplosiva. Se l'attacco va a segno, tieni premuto l'ultimo input.
Quindi, per intenderci, triangolo, quadrato, quadrato, poi il triangolo lo tengo premuto nel caso di questo input. Vale per tutte le combo div, penso. Nascosto. Saltiamo, non vi ho fatto vedere. Ve lo faccio vedere un attimo qua, perdonatemi. E qui io non l'avrei messo sta cosa, sinceramente, perché vabbè. Vi dà la possibilità di provare roba che nella demo non potevate sbloccare. La doppia schivata non mi pare si potesse sbloccare nella demo. Ce n'era un'altra. Vediamo se lo trovo. Dopo una parata perfetta, questo vabbè sì, si può sbloccare con gli SP nella demo. Dopo la parata perfetta tenete premuto il quadrato e il triangolo. E poi si aggiungerebbe questo. Però non si può sbloccare. Dopo il triangolo, triangolo cerchio per fare sta combo fighissima che fa le copie, fa delle copie di che attaccano un nemico. Questo ad esempio, vedete? Tieni premuto triangolo e poi triangolo cerchio. Questo nella demo base del gioco non si poteva provare. Vediamo se. No, a volte non mi corre verso il boss, non capisco perché. Guardate che la boss fight l'ho già fatta. È molto più veloce ad attaccare, vedete? Questa è una grande cosa. Mi spiace sta roba, ripeto, dell'illeggibilità dei colpi che. Boh, li avrei fatti un filino più leggibili. Oh, schivata perfetta, bene. Dai, bravo. Dopo vi dico un'altra roba sul flash blu. Questo se non parate il primo poi diventa un po' un casino parare la testa. No. Quello si può schivare o parare sempre. Ok. Ah, si era, potevo fare castigo, non l'ho fatto. Avevo esaurito la sua barra, vabbè, sti cazzi. Ah, che merda di mousset però, ragazzi. Cioè, alcuni colpi sono veramente una merda. Vedete, poi non si capisce più un cazzo, ma è un dato oggettivo, cioè nel senso, non è una mia questione di non lettura, incapacità di non lettura, no? Poi certo, magari c'è chi legge meglio. Boom, boom. Boom, no, cazzo, vabbè, sembrava di averlo parato. Ah, cazzo. Ci sono un po' troppi flash, un po' troppe robe che incasinano proprio. Non dico a livelli Final Fantasy XVI, ma ci siamo vicini, nel senso di casino, esplosioni varie che non fanno capire più un cazzo di quello che sta succedendo sullo schermo. Già è difficile parare le robe. Se in più mettono tutti sti cazzo di flash. Questa è veramente difficile da parare. Mi ricorda troppo una combo del mostro verde divoratore di burattini. Ripeto, il gioco non è brutto, però ha secondo me un bel po' di criticità. Poi ovviamente bisognerà vedere il gioco finito, eh? Quello indubbiamente. Io mi sto basando sulle mie percezioni, le mie sensazioni e quello che ho potuto vedere finora. Gran bel finale. No, ho sbagliato. Volevo rifare il boss. Volevo provare un'altra cosa. Al di fuori della velocità, volevo provare un'altra, magari un'altra build. Teniamo anche questo costume, la gnocca. Allora.
Senza l'attacco, quando i PS sono bassi. Passo critico, danni critici più 9. Devo capire poi se i danni critici, cioè sotto qua, per quando entrano, se quando facciamo l'abilità con il leone quadrato, il leone X, o se sono casuali i danni critici, devo un attimo capire. O se ci sono mosse specifiche che fanno danno critico, quello non ho ancora capito. Proviamo potenza d'attacco abilità beta più 4,5 e teniamo sempre velocità d'attacco 12,5. Proviamo così. Proviamo un'altra roba qua. Questo è molto buono che abbiano messo semplifica l'utilizzo della schivata perfetta, semplifica l'utilizzo della schivata parata, appunto, che compensa un po' magari l'illeggibilità dei colpi dei nemici, eh? Questo, tanta roba. Tra l'altro si può montare, si può mettere da qua e in più c'avete anche le abilità, ragazzi. C'avete anche le abilità che migliorano col discorso lì, guardate, semplifica l'utilizzo della parata perfetta. E poi c'era anche semplifica l'utilizzo della schivata perfetta, ma al momento non lo trovo. Perdonatemi. Comunque, buono, no? Perché si va a sommare tutto poi, no? C'è il punto triangolo, poi triangolo cerchio, ma consuma appunto la barra là. Tanta roba da testare, da vedere, a voglia se ce n'è. Poi nel gioco finito, chissà che casino con anche gli altri rami delle abilità, suppongo che uno di questi due sia legato alle armi da fuoco. Proviamo così il boss. No, ho provato a fare la parata perfetta, scusate. Qua si può schivare anche così, ad esempio. Ah. Vedete, ho parato perché sono più veloce, altrimenti se non fossi stato così veloce, quel colpo non sarei riuscito a pararlo, no? Ah, ho schivato prima. Io ho sbagliato io. Quando sbaglio me ne accorgo, lo dico senza problemi, ci mancherebbe altro. Però quando gioco a delle criticità lo dico altrettanto. È veramente figo sotto il punto di vista delle animazioni anche di Eve. Poi chissà che nel gioco finito che belle combo che si potranno fare e così via. Ecco una cosa al volo, ragazzi. Il flash blu, dovete sapere, non siete obbligati a utilizzare la mossa flash che si fa premendo su cerchio. Vi fa schivare al dietro del nemico e lo attaccate. Ma se aspettate dopo che brilla l'arma di appunto brilla di blu, dovete fare avanti cerchio. Potete eventualmente optare per una schivata perfetta. Se riesco ve lo faccio vedere, però si vede già nel mio video che ho fatto la guida. Bene. Ok.
Non capisco perché non mi co... Ok, adesso sì. Ah, fanculo. C'ha alcuni colpi un po' illegali sto boss comunque. Alcuni, non tutti. Questo si può tranquillamente schivare. Guardate. No, ho sbagliato. Se schivate appena prima che usa la roba lì, in teoria si può anche schivare quello. Dopo eventualmente lo riproviamo. Se lo rifà. No, ho sbagliato. Al massimo ci moriamo, sti cazzi. No, ho sbagliato. Vabbè, facciamocelo castigo. Ovvio che quando esce il flash blu è meglio utilizzare la mossa flash, appunto. Però si può anche schivare con la schivata perfetta. È un po' più difficile il timing, quello sì. Affanculo, ma ho parato, vabbè. Ah. O forse no. Forse in questo caso no. Però vi assicuro che con alcuni nemici ero riuscito nella demo. Eventualmente dopo ve lo faccio vedere. Ve lo faccio vedere. Azzo, dovrei iniziare, vero? Comunque trovate il mio video dove faccio pratica e il colpo blu riesco anche a schivarlo con la schivata perfetta e non con l'abilità flash, che è appunto questa che vi faccio vedere. Vedete, utilizzabile solo quando un nemico azzarda un attacco mortale. Ok, schiva e si teletrasporta alle spalle del nemico per attaccarlo. Stordisce il nemico, carica energia esplosiva dopo aver sferrato con successo un attacco. Però, ripeto, con un nemico particolare ero riuscito anche a utilizzare la schivata perfetta, che è questa qua. Anche quando fanno il flash blu, però dovete aspettare dopo, in teoria, che si vede il flash blu sull'arma di Eve. Vedete? L'input del flash va dato quando si illumina l'arma di blu di Eve. Dai, facciamolo l'ultima volta. Sì, adesso poi parlando, se no lo batto, cioè nel senso mi ero deconcentrato. Facciamoci l'ultima fight. Speriamo che il gioco sia soddisfacente, il gioco finito. Vediamo se riesco a pararlo. Quello è difficile da parare, cazzo. Questo l'avevo schivato, vabbè. Questo qua è odioso, questo colpo, veramente. A livello di combo, sono abbastanza certo che sarà spettacolare il gioco finito. L'unica roba è che potrebbe essere molto incasinato, secondo me. Fanculo. Ok. Vedete qua? Se mi davano una schivata in aria era meglio, no? Oh, l'ho parato. Ho parato il primo, erano due rocce allora. Vediamo se riesco. Vedete? Che come vi dicevo sono riuscito, si può schivare e non usare il flash. Ovvio che probabilmente è più vantaggioso il flash piuttosto che la schivata perfetta in quello specifico caso. Adesso mi sono distratto, però almeno sono riuscito a farvi vedere la... il discorso lì, che quello si può anche schivare perfettamente.
Ma io mi fermerei qua, tanto vi ho fatto vedere quello che volevo farvi vedere. Anche qua, ecco, questo ragazzi mancava a questo video, un tocco di, diciamo, di erotismo. Niente, spero che il video vi sia piaciuto, vi possa essere utile. Nel caso, appunto, lasciate like, iscrivetevi al canale e condividetelo. Bella lì!